ritrovati a tutti, buongiorno, buonasera, ecco secondo il momento in cui state guardando questo video, eccoci di nuovo qua nel nostro appuntamento delle fragranze, Mary e Fly, la nuova coppia, Mary e Rick, Mary e Fly. Dovremmo cambiare il nome al canale, i bijou di Rick, Mary e Fly. E io voglio mantenere il nome dei bijou, anche se ultimamente stiamo creando poco, però sapete, quel fatto poi di cambiare nome, magari non tutti ti riconoscono, e quindi vorrei mantenerlo, i bijou. Magari possiamo aggiungere Fly, i bijou di Rick, Mary e Fly. E niente, comunque eccoci qua nel nostro angolino delle fragranze e questa è la seconda parte del video, i miei profumi tesori d'Oriente tra quelli che preferisco di più. Nella prima parte ne abbiamo visti tre e adesso concludiamo, sono in tutto sei quelli che preferisco di più e sono Karma, l'ultimo in uscita di tesori d'Oriente, poi abbiamo Byzantium e questo straconosciuto muschio bianco. Iniziamo proprio da questo, da muschio bianco. È una fragranza del gruppo Ambrato da Donna ed è stato lanciato sul mercato nel 2004. Mi sembra che questo sia stato il primo che praticamente ha lanciato Tesori d'Oriente ed è quello più famoso, è quello più venduto, quello più regalato. Già l'ho detto in un altro video, perché ti sei girato tu? Ma senti, ma guarda, adesso loro diranno, ma che maleducato, ma la mamma gli impara queste cose, ha fatto anche l'addestramento per ridursi in questo stato, maleducato. Mettiti bene, fatti vedere. No, è inutile che borbotti. Ma sei maleducato tanto, sai? Sì? Qua, fatti vedere. Cioè, mettiti come ti pare, ma con il viso girato a loro. Povero. Dai. Mettiti bene, mammino, dai. Va bene, così. Niente, va bene. Dicevo, è quello più regalato perché praticamente a Natale stai pur certa che una boccetta di questo muschio bianco te la devono regalare. Come già ho detto in quel video, cioè non è che uno disdegna, cioè, il regalo e il profumo Tesori d'Oriente, anzi penso che come a me piacciono un pochino a tutti. Però porcaccio la miseria, cambiate, ne ha fatte le fragranze Tesori d'Oriente, non si sa quante, cambiate, perché per forza muschio bianco? Questo è il mistero, come il mistero degli UFO, del mostro di Loch Ness, e così adesso il mistero di muschio bianco di Tesori d'Oriente. Va bene, fatto sta che comunque è una fragranza molto pulita, è una fragranza passepartout perché si può mettere sempre praticamente in ogni stagione e in ogni momento della giornata e poi soprattutto è indicata per tutte le età, anche per i bambini, quindi lo vedo adatto per loro e anche per loro. Qui troviamo il naso di questa fragranza, è un italiano e si chiama Paolo Cerizza, è lui che ha tirato fuori questo muschio bianco. Le note di testa sono aldeidi, fiori bianchi e gelsomino, le note di cuore sono note talcate e petali di rosa, le note di base muschio bianco, ambra e note boschive. Quindi a me per forza mi doveva piacere perché ci sono i fiori bianchi che io adoro, c'è il gelsomino, ci sono queste note ambrate, note boschive, quindi super approvato, anche se alcune volte stanca, ecco, perché ho detto è da tanto che c'è, però ecco, piace e quindi io l'ho messo tra i miei preferiti. Quindi gli accordi principali, concludendo, sono un talcato, un moschiato, un floreale bianco, un fresco e un animalico, ha anche delle note animaliche e quindi niente, i prezzi li sapete più o meno, quindi sono dei prezzi molto economici, quindi alla portata di tutti.
L'altro profumo tra i miei preferiti di Tesori d'Oriente è questo Byzantium. Byzantium, profumo aromatico, rosa nera e labedano. La rosa si sente molto questa rosa, anche questo tra l'altro vi devo dire che ha delle note di pulito, questo sentore di pulito, di fresco, di prima doccia del mattino, sapete, ecco, proprio di questa purezza, ecco. Questo praticamente vede tra gli accordi principali la mandorla, vanigliato, è un dolce, un calcato, un floreale, un mielato, ambrato, speziato caldo, balsamico e c'è anche della frutta secca. Adesso andremo a vedere meglio praticamente. C'è però questo, tra la mandorla e il vanigliato, c'è però in mezzo questo labdano che secondo me gli dà una leggera durezza. E la rosa, secondo me, è una rosa molto forte, un profumo di rosa molto forte che in alcuni momenti sovrasta praticamente il talcato e l'ambrato. Allora, tra l'altro, questo profumo è unisex. Secondo me è unisex anche questo, però nella descrizione non c'era ed è stato lanciato sul mercato nel 2016. Fa parte del gruppo Ambrato Floreale. Le note di testa sono mandorla, cannella e mimosa. Le note di cuore sono miele, eliotropio, rosa nera e labedano. Le note di base sono vaniglia, fava di cacao, balsamo del Perù, muschio bianco e legno di agar. E allora io ci sento molto il miele, la mandorla, la cannella. Ci sento il cacao, non lo sento, e poi sento questa rosa che viene, cioè secondo me la rosa non la dovevano mettere. Ecco, vi dirò, in questo contesto non la dovevano mettere. Allora, all'inizio si sente molto forte questo tocco di rosa. Evidentemente, come vi ho detto, è una rosa un pochino, proprio un estratto puro di rosa. Intanto abbiamo sempre questi cosini qua, vabbè, si dimenticano sempre di toglierli. E poi nel corso si evolve praticamente e si sente praticamente, viene fuori di più un talcato. Io ci sento anche delle note di incenso, qui non lo vedo, non lo so se tante volte è il balsamo del Perù o legno di agar o l'eliotropio, che si avvicinano praticamente alla stessa profumazione dell'incenso. Fatto sta che io ci sento anche questo incenso. E adesso concludiamo con l'ultimo che è in uscita praticamente, per quanto riguarda Tesori d'Oriente, Fiori di Nasci Legno di Cedro. Sì, e si chiama Karma. E questo veramente mi fa impazzire. All'inizio no, l'ho preso, già l'ho detto in un altro video quando ve l'ho presentato, l'ho preso tanto per, beh, lo sapete, insomma, chi è appassionato di profumi poi alla fine dice ma sì, prendiamolo, soprattutto quando vedi profumi economici, e allora ti lasci tentare, no? Dici vada come vada, e magari lo regalo. Lo sentivo un po' troppo forte, poi mi è piaciuto veramente tanto. Questa è una fragranza del gruppo Unisex, anche questa, ed è stato lanciato insomma primavera, tarda primavera del 2023. Le note di testa sono bergamotto e limone, il bergamotto che esce fuori in una maniera veramente grande. Le note di cuore sono frangipane e fiore di pero, le note di base muschio, vaniglia e legno di cedro. Quindi c'è questo incontro tra la dolcezza, la soavità del frangipane, del fiore di pero, con l'agrumato del bergamotto e il limone. Ecco perché si mescolano insieme queste note e quindi vi ho detto che può piacere come non può piacere.
Il frangipane e il fiore di pero, quindi la parte muschiata e vanigliata, escono fuori in un secondo tempo. Subito appunto il bergamotto e il legno, il bergamotto e il limone. È un profumo, secondo me, molto primaverile ed estivo, mentre invece questi due li vedo bene in ogni stagione. Questo lo vedo bene più dall'inizio primavera fino a tarda estate, perché lo sapete, almeno nella maggior parte d'Italia e soprattutto le zone del centro-sud, comprese anche le isole, l'estate si prolunga addirittura fino ai primi di ottobre, e quindi lo vedo consigliato anche in quel periodo tranquillamente. Portabilissimo in ogni situation, quindi sia se sia dal lavoro, insomma, oppure a un incontro, quello che vi pare, ecco. Se lo senti, io lo consiglio anche la sera per andare a dormire. Se magari lo sentite troppo forte, magari spruzzatelo sul pigiama. Io non lo so d'estate come dormite, io lo spruzzo qualche volta sulla canottiera, ecco perché dormo con la canottiera. Andiamo a vedere comunque gli accordi principali. È un floreale, un agrumato, un tropicale. Muschiato, talcato, vanigliato, legnoso, lattonico, e sì, infatti c'è anche questo lattonico che si sente, questo tropicale che esce fuori praticamente con il bergamotto, con il limone e con questo fiore di nasci. E niente, io vi ho presentato gli ultimi tre miei preferiti del Sole d'Oriente, mi piacciono molto anche gli altri, e poi magari ve ne parlerò e creeremo anche una playlist proprio dedicata ai Tesori d'Oriente. E niente, vi ringrazio per avermi seguito, mi raccomando pollice in su e andate a sbirciare anche negli shorts, perché spesso e volentieri parlo di profumi anche lì. Alla prossima!